Ciao amici, bentornati sul canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di gadget tech. Infatti, oggi vi porto uno speaker, un comunissimo speaker che va sia cablato che Bluetooth di un brand che io non conoscevo. Si chiama IQ, che mi ha chiesto appunto la collaborazione, mi ha chiesto di provare questo prodotto. Parole testuali: se ti piace, fai un video, se no, amici, come prima, in italiano tradotto da Google Translate via mail. Io, ragazzi, l'ho provato giusto come giusto che sia, mi è sembrato davvero strano che un prodotto che costa solo 15 euro, ecco, tra i 14 e i 16 euro su Amazon, non in offerta, spesso va anche in offerta, sconto di qualche euro, ragazzi, potesse andare così bene, e ve ne parlo dopo la sigla. Ecco la confezione, unboxing quasi lo salterei perché c'è solo questa scatola con il disegno ripetuto, comunque un po' di specifiche tecniche che non guasta mai sapere a quanti ohm, a quanti watt sprigiona la potenza questo speaker. All'interno c'è un po' di manualistica che grosso modo ci indica le funzioni principali di questo speaker. Si chiama A10 10 perché eroga al massimo 10 watt. L'utilizzo è davvero basilare. Abbiamo una rotellina centrale che, girata fino in fondo a sinistra, va a spegnere. Andando verso destra, il knob, spostandolo verso destra, fa un clic, si accende e dopo si può regolare il volume indipendentemente da quello main del dispositivo a cui l'abbiamo connesso. Quindi magari mettiamo, ecco, il computer al massimo e poi regoliamo minimo e massimo direttamente dal nostro speaker. Speaker che va alimentato, quindi va per forza alimentato, non ha una batteria interna, ma poco mi importa perché io lo utilizzo principalmente su computer portatili, tipo ho il mio 17 pollici Linux Mint, su cui io guardo in streaming tramite Hypnotix la mia televisione quando, ecco, mi trovo in un'altra stanza, sono in soggiorno, magari che gli altri componenti della famiglia si guardano il gioco a premi sul Rai 1, a me non piace, allora io mi metto lì piano piano, abbasso poco, alzo poco il volume e mi guardo Rai 4, qualche bel telefilm americano sull'FBI che mi piacciono tantissimo. Lo tengo cablato, quindi jack 3,5, e su un USB del computer riesco tranquillamente ad alimentarlo. Fidatevi che il volume è davvero alto, si sente il basso, la distorsione al massimo è davvero poco presente solo sulle frequenze basse, quindi un audio che a tre quarti del volume resta ancora ben fruibile senza nessun genere di distorsioni. C'è anche un piccolo pulsante con un leddino che ci fa capire che quando è blu è connesso alla corrente, un click. Lui va su modalità, la chiama off mode, ossia cablata. Un altro click va in modalità Bluetooth. Lui si connette a un solo Bluetooth per volta. Tenendo premuto a lungo il pulsante va a resettare la componente Bluetooth. Quindi magari se non usate più su quel computer, decidete di usarlo su smartphone, resettatelo, copiate su smartphone, ragazzi, e potete tranquillamente utilizzarlo.
Ok ragazzi, chiudiamo questa recensione. Yeku, nome difficilissimo da pronunciare, ha 10 da 10 watt, è un buon gadget per chi vuole, ecco, uno speaker desktop senza impegno, senza grandi prestazioni ma senza spendere tanto, comunque super versatile. Lo volete connettere alla vostra macchina Windows, sulla vostra scrivania via Bluetooth, lo collegate, ecco, a un alimentatore o una presa della corrente, una presa USB del computer. In quel caso io vi consiglio, metteteci anche il jack, tanto sono sempre vicini queste due prese anche sui portatili, e avete tranquillamente un ottimo speaker per un utilizzo, ecco, base. Non certo sarà una discoteca con qualità sul RAM 7.1, ma costa 15 euro, secondo me vale anche qualcosa in più, e non mi ha dato problemi neanche la parte Bluetooth. Costa poco, su Amazon, ve lo lascio linkato in descrizione a questo video. Chiederò magari all'azienda di provare qualche altro loro prodotto, perché ho visto che hanno cuffie, soundbar, tutta roba musicale, audio, anche con tanti LED che a me piacciono tanto. Mi raccomando, tutto in descrizione a questo video, pollicione in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao!